Ucciso per errore la sera del 15 ottobre di 2 anni fa, Lino Romano vive ancora nel ricordo di parenti e amici e della città intera. In occasione dell'anniversario, l'assessorato ai giovani del comune ha promosso una giornata in sua memoria, prima al cimitero di Cardito insieme alla famiglia per la deposizione di una corona di fiori, poi in piazza Marianella alla presenza di istituzioni e forze dell'ordine, con momenti teatrali e musicali e la presentazione del bando Lino Uno di Noi. Siamo qui perché quegli spari che hanno fatto paura devono contrapporsi al silenzio, perché il silenzio può fare più paura degli spari, e quindi il rumore della musica, del teatro, dell'arte, della bellezza dei ragazzi di questa città. Sono qui per dire che Lino non verrà dimenticato, ma che anzi il suo seme di memoria sarà per noi un lavoro per il futuro. I responsabili di quell'agguato sono stati assicurati alla giustizia. Sta a noi costruire un altro concetto, quello della giustizia sociale. Dobbiamo garantire i servizi in questo territorio, inaugurare centri per i ragazzi per poter non soltanto crescere come adulti, ma soprattutto essere anche sicuri dell'ambiente dove vivono, e l'abbiamo realizzato grazie a un lavoro di squadra straordinario. Grazie alla disponibilità del Teatro Aria Nord, del Duel Beat, della Scuola di Arte Musicale e dell'Associazione Ciccarelli, il Comune assegnerà 3 borse di studio ai giovani di Marianella dai 15 ai 19 anni per partecipare a corsi di teatro e musica. Le celebrazioni proseguiranno il 25 ottobre con il secondo memoriale dedicato al sorriso di Lino Romano presso il Teatro Troisi di Fuorigrotta. L'evento si intitola La guerra di tutti ed è stato ideato da Francesco Amato, collega di lavoro di Lino.